questo nuovo video oggi proviamo insieme la crema antirossore con SPF 30, quindi antiossidante, di Aven della linea acqua termale. Allora, ho deciso di comprare questa crema perché stavo cercando una crema giorno che all'interno contenesse anche una protezione solare. E quindi iniziamo subito con questo video. Sapete che io ho una pelle olandese, quindi che di natura è già rossa. Su di me si vede subito se un prodotto funziona oppure no. Per onestà, poi metterò anche, toglierò il filtro della fotocamera quando l'andrò ad applicare prima e dopo. Iniziamo subito con questo video, partirei da quello che c'è scritto, lo analizziamo insieme. Allora, crema giorno contiene infatti una crema lenitiva, questa per pelli sensibili da secche a molto secche, soggetti a rossori, e qui ci siamo. Crema lenitiva con SPF 30 antiossidante. L'SPF 30 sappiamo che appunto è una buona protezione, e per capire quanto ci protegge dai raggi UVB la crema e dagli UVA, in questo caso però non so se c'è scritto, quindi UVA, UVB, però in realtà sappiamo che la crema solare aiuta prettamente per i raggi UVB, dobbiamo fare 30x2, quindi 60, quindi la protezione dura un'ora, poi va riapplicata. Spesso pensiamo che la protezione possa durare per sempre, oppure applichiamo la crema una volta e poi, oppure applichiamo la crema una volta e poi dura per tutto il giorno. In realtà appunto l'SPF 30 è una buona protezione solare per essere inserita in una crema giorno, che può essere utilizzata anche sotto il trucco per esempio, e poi antirossore. Ora vi farò anche vedere il colore di questa crema e perché appunto antirossore. Però ovviamente allo stesso tempo dobbiamo anche sapere che dura appunto un'ora, poi dobbiamo riapplicarla, quindi la durata minima della protezione che c'è qui dentro è di un'ora. Questo è quello che hanno insegnato a me al corso di cosmetologia generale. Dopodiché un'altra cosa che ci tengo a dire è che appunto la crema antiossidante, in realtà è vero, perché la protezione solare sappiamo che insieme allo scrub effettivamente anti-aging, ci sono tre tipi di rughe, quindi per favore guarda il video dove ne ho parlato, quindi sicuramente questa crema ci aiuterà ad andare a prevenire quelle rughe che sono dovute dai raggi UVA e UVB, che appunto sono i raggi solari che colpiscono la nostra pelle. Poi, 40 ml, quanto durerà non lo so, perché io l'ho provata solo ieri, però devo dire che ho notato una cosa: pur facendo anche ginnastica all'aria aperta e quindi correndo, e di solito io divento un pomodoro, in realtà sono rientrata, avevo la pelle leggermente proprio arrossata, ma quel leggero rossore che io ho comunque sempre, però no, ho notato la differenza. Apprezzo tanto che Aven, appunto, come dice la legge CE1223 del 2009, scriva sul il cartoncino anche in italiano. Comunque, indicazioni: pelli sensibili da secche a molto secche, soggetti a rossori diffusi o localizzati, sbalzi in temperatura e sensazione di fastidio cutaneo. Ci siamo fin qui. Proprietà: l'associazione inedita di TRP Regulin e dell'acqua termale Aven lenisce rapidamente le sensazioni di fastidio cutaneo, di calore, e lenisce a lungo la pelle. Sapete che sicuramente per quanto riguarda gli ingredienti, l'acqua termale è quella che più si adatta alle pelli sensibili e arrossate. Il solfato di destrano dà le proprietà decongestionanti, attenui i rossori, il suo sistema fotoprotettivo SPF 30 assicura una protezione contro gli UVA e gli UVB. Solitamente nelle creme solari diciamo che la protezione UVA è un terzo di quella UVB. Risultati: fondente delicatamente profumato, questo trattamento lascia la pelle morbida e idratata, lenita e idratata, la pelle luminosa e i rossori sono attenuati. Eccellente base per il trucco, applicare al mattino su tutto il viso e il collo. Evitare il contatto con gli occhi, in caso di esposizione solare utilizzare una protezione adeguata. Questa infatti possiamo dire che è una crema che va bene per quando andiamo a fare le commissioni, per quando in inverno e in estate o in primavera c'è brutto tempo, perché dobbiamo metterla lo stesso, perché comunque i raggi ci sono sempre e comunque, anche se siamo ovviamente diciamo, non siamo in una località di mare ed è inverno, mettiamola lo stesso. Ecco qui. Elaborato per ridurre al minimo i rischi di reazione allergiche, formula non comedogena. E abbiamo al primo posto l'acqua termale di Aven. Tra l'altro noto che c'è la gomma di xantana qui in fondo, che sapete che è quella che si utilizza
al posto di altri ingredienti che spesso non piacciono proprio. Quindi, come inci, magari sul blog poi vi faccio una recensione. Ed ora iniziamo, però sapete che per onestà cambio ovviamente il filtro e non metto il mio filtro che mi piace, perché sapete che io amo i colori, ma metto il filtro della luce naturale. Oggi c'è brutto tempo, adesso andremo praticamente al buio, ma ci tengo comunque a farvi vedere il tutto tramite una luce naturale per onestà. Quindi cambio filtro e ci vediamo. E sì ragazzi, siamo praticamente al buio, ma io non ci posso. È la luce che c'è nel mio paesino di campagna oggi che il tempo fa veramente desiderare. Allora, crema verde, vedete, che si applica sul viso. Sapete che il verde va a attenuare i rossori. Ovviamente ci hanno detto di non metterlo nel contorno occhi. Andiamo a metterla ovviamente su tutto il viso, scusate. La cosa che mi piace di questa crema è che, se posso permettermi, la trovo molto adatta al trucco perché non appiccica e va ad assorbirsi. Ora, io non vedo cosa sto facendo, quindi in questo momento magari ho delle strisciate di crema e voi direte, ma che dice, non si vede solo lei verde, però devo andare a prendermi uno specchio, aspettate. Tengo a dire che qua in campagna una zanzara mi ha beccata e qui non ci posso fare assolutamente niente, però per il resto mi sta piacendo moltissimo. Sarà bene mettere il fondotinta per vedere poi l'effetto anche col fondotinta. Vedrò se oggi deciderò poi di mettere il fondotinta, vi farò una clip, altrimenti niente. Ovviamente questa crema antirossori con dentro la protezione solare dura 6 mesi, logicamente, perché innanzitutto sappiamo che i prodotti con protezione solare devono garantire quello che c'è scritto e quindi di conseguenza non potrebbe durare di più. La gomma di xantana sapete che viene utilizzata come modificatore rheologico in tutti quei cosmetici bio, eco bio, anche proprio perché si ricercano degli ingredienti più naturali. Infatti sono dei polimeri naturali, ramificati o no, che vengono comunque usati per la gelificazione, quindi è un modificatore rheologico che però appunto è utilizzato solitamente cosmetici bio ed eco bio. Quindi niente, questo è tutto. Voto a questa crema termale di Avène antirossore da giorno con SPF 30. Allora, per quanto riguarda l'SPF e il rossore, ieri che appunto ero all'aria aperta con il sole a fare ginnastica, a correre, non ero per niente rossa. Quindi se mi devo basare su, come di solito, con una protezione solare normale o comunque con altre creme del giorno con dentro protezione solare, la mia pelle reagisce, e come ha reagito con questa sotto al sole, ripeto, a fare ginnastica, eccetera, io ho detto a mia sorella ad occhi chiusi, quando mi sono guardata allo specchio rientrando in casa, questa è la crema per pelli sensibili. Ovviamente contiene SPF 30 all'interno, quindi sapete che comunque, allora, se andate in piscina comprate una protezione solare, però nel caso in cui appunto in questo periodo ci sono giornate dove c'è il sole ma non c'è, usate comunque una protezione, sia per una questione di anti-age, ma anche per una questione di pelle, di insomma proteggere la nostra pelle da questi raggi che comunque sono vitali, ma che comunque non dobbiamo prendere in maniera esagerata come le lucertole sotto al sole al mare. Questo è tutto, un bacione.